Ma noi vorremmo quello che ha fatto la sera del consiglio, quello è dittatura. È vergognoso quello che ha fatto. Sei un dittatore, sei vergognoso quello che ha fatto. Ragazzi, calma un po'. Deve vergognare. A parlare con i suoi elettori. E ci venga a spiegare. Noi vogliamo discutere. E allora perché non viene? Visto che siamo qui da 15 giorni, presidente. Noi abbiamo fiducia. E venire da presidio, devi venire! Che stanno gli anni presidi in un territorio geografico che ne ha bisogno, perché da Teleta, Castel di Sangro, come fanno? A Pasqua ha fatto la neve, se c'è una madre incinta, come cazzo faceva andare a Rezzo a pescare? Come faceva? Moriva il bambino e la madre? Calma, presidente, noi vorremmo per lei. Non è per noi! Con i cittadini e con i suoi al presidio. Al presidio. In aula consigliare. E chiarisce questa situazione. Non ci viene, però, non ci viene. All'atere di questa manifestazione. Un secondo solo. Ci l'aveva già promessa a prezza. Voi dite che non ci vengo. Perché ce l'aveva già promessa a prezza. A prezza quando siamo stiamo ancora aspettando. La promessa che viene. Se viene, e spiega alla cittadinanza che cosa sta succedendo. E ci deve dare un segnale. Ce l'ha dato giovedì il segnale. No, stasera presidente, non possiamo aspettare. È desiderato presidente, questa sera presidente, non possiamo aspettare. Per favore. Questo è importante, ma questo è un affare. Siamo a parte qua. Ascolta la voce, è una questione di alzare la voce buono, perché lei ci sta mettendo a dura prova. Cosa ha fatto? Che lei fa i fatti e noi soltanto le parole. Questo è incazzato. Giovedì mi spiega benissimo dalla vostra persona che cosa è successo. La risoluzione, ma c'è dei chiarimenti, perché ci avevi chiesto i quattro consiglieri di maggioranza di sottoscrivere quel documento dove comunque non si torna indietro. No, ce lo dice già, non c'è Roma, sono solo signori. Quando devono mandare in casa, a casa tua. Entro, ma adesso circa l'orario potrebbe essere fra un'ora e non stasera. Vi aspettiamo. In una bestemmia. Voi del Partito Democratico. Hai preso i voti qua. Lei vuole chiudere il nostro punto nascita e mi domanda perché ho questo dono, ma mi sta prendendo il punto. Io sto parlando del punto nascita.